Messo i guantoni Bragaglia, Edoardo Bragaglia, che difende la porta dell'Arzignano questo pomeriggio con la maglia numero 22. In panchina Javier Guisande, che solitamente è il portiere titolare. Ora Pinilla a buon gioco su Pedotti nel cerchio di centrocampo, in becca Marzio, ancora Marzio alla volta di Bearzi. Bearzi per il numero 6 Wilhelm, da questi a Pinilla, prolungato possesso di palla della formazione allenata dall'argentino Fabian Lopez. Bearzi, Marzio ancora per Bearzi, non si intende con Wilhelm, pallone in out. Bearzi porta palla per l'Arzignano, la cede all'indietro al compagno di squadra Marzio, poi è Pinilla chiamato in causa, libera sulla sinistra Andrea Bearzi, su di lui l'opposizione di Gio Pedotti, pallone in fallo laterale in zona d'attacco per il quintetto in maglia biancorossa. Pinilla verticalmente, poi intervento di Gemelli, alla meglio su Wilhelm. Sono trascorsi i primi 3 minuti del secondo tempo, punteggio invariato con i nerazzurri che comandano per 2-1, e ora beneficiano di un fallo laterale all'indietro. Gemelli per Gio, lo scambio tra i due, sulla destra per Lunardi, poi è Gio, la conclusione dalla sinistra, pallone abbondantemente a lato della porta difesa da Edoardo Bragaglia, classe 85, già titolare nella passata stagione prima dell'arrivo di Guisande. Ora al tiro l'argentino Wilhelm, che chiedeva il calcio d'angolo. Non sono dello stesso avviso gli arbitri, ricordiamo sono i signori Priola e Bulugiu della sezione di Cagliari, cronometrista De Varti di Foggia. Pallone lungo da parte di Pedotti, non trova alcun compagno in avanti, recupera la sfera Bearzi, tunnel ai danni di Gemelli, Pinilla, ancora Pinilla, su di lui c'è Gemelli e in seconda battuta Lunardi, va al tiro il colombiano, ci mette il piede Sciuscia Zaramello, ancora Bearzi, supera Lunardi, va al tiro e poi Marcel Simon. Non se lo fa ripetere due volte, spedisce il pallone in calcio d'angolo, conclusione davvero da dimenticare. Quelle loro sostenitori, i giocatori del Biceglie Calcio a 5, Campagnaro e Fornari. Biceglie in vantaggio per 2-1 sui campioni d'Italia, una gara pressoché perfetta per il quintetto di Leopoldo Capurso. Ora da Wilhelm a Marzio, pallone lungo sulla destra per Amoroso, ancora Marzio, chiama in causa Benitez, in pressing su di lui Campagnaro e Gemelli. E ora il pubblico becca Benitez, Cavasin, Fornari nella propria metà campo, manovra il pallone lungo sulla sinistra, l'uscita con, insorge il pubblico del Paladolmen, sembrava davvero nitida l'uscita di Bragaglia con le mani, gli arbitri tuttavia non se la sono sentita di estrarre il cartellino rosso come da regolamento ai danni di Bragaglia,
episodio questo che farà davvero discutere e parecchio. È sembrata netta la deviazione in fallo laterale con i guanti da parte di Bragaglia. Gli arbitri tuttavia hanno sorvolato sull'episodio. A rigor di regolamento il portiere è veneto, avrebbe dovuto rimediare il cartellino rosso, ma così non è stato. Si continua Zaramello, il colpo di testa in avanti di Marzio con scarsa precisione. Ora lo scambio tra Campagnaro e Fornari. Ora Zaramello si disfa del pallone lanciandolo in profondità. L'ingresso in campo di Danilo Lanconi per Marzio. 9 minuti e 43 secondi al termine. Proprio Danilo Lanconi batte questo fallo laterale. Ora torna in possesso di palla e serve Benitez. Dopo si infiamma il pubblico del Paladolmen. Attenzione ora Danilo Lanconi, 1500 sostenitori bicegliesi. E ora interviene sul pallone Campagnaro. Attenzione a Gemelli, serve in avanti sulla sinistra Fornari, in anticipo su di lui c'è Wilhelm, commette fallo in maniera ingenua Jader Fornari. Dovrebbe trattarsi del quarto fallo a danno del Bisceglie. Amoroso lateralmente per lo smarcato Danilo Lanconi e poi c'è il fallo commesso da Fabrizio Amoroso su Gemelli. Secondo fallo anche per l'Arzignano, 4-2 in questa ripresa. Protesta Amoroso nei confronti del direttore di gara. Si riparte da Campagnaro a Gemelli, ancora Rodrigo Campagnaro, chiama in causa Fornari. Tono agonistico che sale con il trascorrere dei minuti. E ora viene in avanti l'Arzignano, il sinistro raso terra di Marzio non trova la correzione vincente, sotto porta Benitez. Pericolosa in questa circostanza la formazione ospite. Gli applausi ritmati del Paladolmen con Zaramello pronto alla rimessa. Pallone lungo per il controllo di Kavasin. Non trova la lucidità per andare a bersaglio Bearzi in luogo di Amoroso. Tra le fila dell'Arzignano Benitez, su di lui c'è Campagnaro. Retropassaggio per Marzio, anzi si tratta di Wilhelm. Bearzi, Benitez, ancora Bearzi, prolungata manovra dell'Arzignano, Benitez e poi il pallone aveva già varcato la linea. Un nuovo cambio per i padroni di casa, Marcel Simon al posto di Fornari. Entra in campo anche Gio Pedotti in luogo di Kavasin. 8 minuti e mezzo al termine. Marcel Simon attaccato in maniera irregolare da Danilo Lanconi. Terzo fallo commesso dall'Arzignano. Diventa una bolgia il Paladolmen. Deve sostenere a più non posso propri beniamini in questa gara importante. Bisceglie è chiamato al riscatto dopo la sconfitta di 7 giorni fa nel Palasport di Colleferro contro la Lazio Nepi per 3-0. Benitez è affrontato da Campagnaro, ora è Bearzi. Marzio, pallone al Danilo Lanconi, Bearzi, Benitez, su di lui rinviene Campagnaro. Benitez temporeggia, poi il pallone alle parti di Bragaglia. Bearzi in pressing alto, Capitan Gemelli, ancora Bearzi nella propria area di rigore. Verticalizzazione per Danilo Lanconi, tutto regolare. Pedotti lateralmente nel cerchio di centrocampo, assiste Campagnaro, lo scambio con Marcel Simon, ancora
l'universale di Espumoso per Pedotti. Campagnaro, Pedotti, Simon, prolungato possesso.